Bencivelli. Da Silvia Bencivelli, ok. Silvia Bencivelli è laureata in medicina e chirurgia e ha conseguito un master in comunicazione della scienza. Dal 2003 svolge la professione di giornalista scientifica e oggi collabora soprattutto con La Repubblica, Le Scienze e con Rete 3 per il quotidiano scientifico Rete 3 Scienza. Dal 2011 lavora con la Rai TV, prima per Cosmo, poi per Presenza Diretta, entrambi su Rai 3, e oggi per Nautilus, su Rai Scuola. Insegna giornalismo scientifico al Master della Scienza nella Pratica Giornalistica all'Università La Sapienza di Roma e all'International School of Science Journalism di Erice. Ha pubblicato alcuni libri, tra cui Perché ci piace la musica, tradotto in francese, inglese e spagnolo, ed è autrice del documentario Segna con me. Per la sua attività giornalistica ha ricevuto molti premi, tra cui il premio Piazzano per il giornalismo scientifico. È tesoriera dell'associazione SWIM, Science Writers in Italy. Il titolo della conferenza è Sembra scienza, ma non è. Grazie Giorgio. Allora, adesso che sono stata presentata io, vorrei però capire chi siete voi. Per esempio, voi siete una prima media, seconda, terza? Seconda media, terza. Cioè, una prima grandicelli, sbaglio? Secondo liceo? Ok, poi c'è una quarta, un secondo, una quinta c'è? Sì, ci sono anche quelli di quinta, beh, quelli di quinta ci serviranno. No, vabbè, li lasciamo stare quelli di quinta. Allora, il titolo della conferenza, come vedete, è un po' ambizioso, sembra scienza ma non è. Io proverò a spiegarvi che cos'è e che cosa non è la scienza. Ci saranno dei passaggi difficili, soprattutto per voi di prima media. Mi interrompete oppure fate finta di niente, o insomma, ci proviamo, ok? Allora, intanto, che cos'è la scienza? Ci sono delle definizioni. Se uno va su internet, trova Wikipedia e trova Treccani, per esempio, no? Ci si può affidare. Sono definizioni un po' noiose, che però hanno delle parole chiave. Allora, per esempio, sistema di conoscenze ottenute attraverso un'attività di ricerca organizzata, quindi non che io sto a casa mia, nel mio garage, e con procedimenti metodici e rigorosi. Cioè, un metodo, cioè un rigore, bisogna fare delle cose per starci dentro, allo scopo di giungere a una descrizione verosimile, oggettiva e con carattere predittivo. Cosa vuol dire? Una descrizione della natura che abbia un senso, non i gattini volano, per esempio, che sia oggettiva, cioè che la vedo io come voi, e che abbia un carattere predittivo, mi permetta di dire forse anche domani i gattini non voleranno, della realtà e delle leggi che la governano. La Treccani non dice una cosa molto diversa, però insomma alla fine forse così non abbiamo capito molto bene. Proviamo a farcela noi una definizione di scienza. Per esempio, questa è esperienza comune, no? Esperienza comune. Le cose lasciate cadere cadono, ok? Avete presente che le cose lasciate cadere cadono? Sì. Se voi prendete una penna, ce l'abbiamo una penna, certo? La fai cadere così? Cosa succede? Cade. Se io prendo una seconda penna, cosa succede? Cade anche la seconda, vai. Ora, questa è la stessa penna, prendi un'altra penna. Ce la dire? Ce la dire? Va bene. Vai. Cade anche la seconda penna. Quindi io faccio un'ipotesi, c'è qualcosa che attira la prima penna e la seconda penna di sicuro, le altre penne non so, non le ho ancora provate, qualcosa che le attira al suolo. Come faccio a testarla questa ipotesi? Faccio degli esperimenti. Ci siete? Quindi prendo una penna, due penne, tutti i miei compagni di classe, ciascuno con una penna, e cosa fanno le penne? Cadono, siete d'accordo? Ok. Quindi io poi a un certo punto dico, vabbè, però non mi basta dire che le penne cadono, cerchiamo di capire come cadono, per esempio, a che velocità, oppure a che accelerazione, magari non cadono e basta, magari cadono accelerando. Quindi ci mettiamo lì, prendiamo gli orologi, dimmi. Con lo stesso materiale, con un altro, alla stessa altezza, cadono insieme nello stesso momento. Bravo, però se togli la resistenza dell'aria, comunque sì, è vero, tutto qua non cade. E così come fai a verificarlo? Prendi dopo la penna, prendi questo, poi prendi il mio telefonino, magari no, il mio telefonino è questo.
comincia a farlo e dice: oh, c'ha ragione il nostro amico, cadono tutte quante più o meno allo stesso modo, anzi allo stesso modo se levo la resistenza dell'aria. Trovo dei numeri, costruisco un modello, faccio la mia teoria, e la mia teoria insieme al mio compagno di classe è che gli oggetti cascano verso il centro della Terra con la stessa accelerazione di qualsiasi materiale siano fatti. D'accordo? Questo procedimento si chiama metodo induttivo, lo dico per quelli del liceo. Metodo induttivo, io faccio tante prove e arrivo a una generalizzazione. Ve lo ricordate, no? Che si diceva così? Il problema è che questo sistema non sempre funziona. Che animale è questo? Un tacchino. Allora, poniamo che ci abbiate un tacchino scienziato. Quelli di quinta forse si ricordano a cosa vi sto riferendo? Non importa, cancellatelo dalla vostra testa. Ho un tacchino. Questo tacchino tutti i giorni riceve da mangiare. Quindi lunedì riceve da mangiare, martedì riceve da mangiare, mercoledì riceve da mangiare. Giovedì riceve da mangiare e cosa pensa? Se domani ricevo da mangiare, il giorno dopo riceve da mangiare. Si va avanti così per qualche giorno, beh, un giorno non riceve da mangiare e chi mangia è il proprietario del tacchino. Cosa mangia? Il tacchino. Semplicemente questo sistema non funziona sempre. Dovrei poter provare davvero tutte le cose che sono sulla Terra per arrivare a una teoria che le comprenda tutte. Insomma, non sempre funziona, no? Il metodo induttivo è una raccolta di casi da cui vado a un generale. Ci siete voi di quarta, quinta? Sì, più o meno sì. Quindi vi torna, insomma, che bisogna trovare un'altra soluzione. Un'altra soluzione può essere quella di dire: ok, allora invece di far sì che io con i miei esperimenti costruisco una teoria, facciamoci una teoria e andiamo alla ricerca di un esperimento che dimostri che la teoria è sbagliata. Quindi ribattiamo il punto di vista. Vi torna quello di prima? Cioè io dico, tutti gli oggetti cadono, invece di mettermi lì di provare veramente se tutti gli oggetti cadono, cerco un oggetto che non cade. Se ne trovo uno vuol dire che non è vero che tutti gli oggetti cadono, ce n'è almeno uno che non cade. Ok? Ci siete fin qui? Per esempio, questo ragazzotto qui, sapete chi è? Chi è quel ragazzo lì? Voi in fondo lo riconoscete? Albert Einstein, in versione giovane. Noi siamo abituati a vedere in versione vecchia, ma è stato giovane anche lui. Qui era più giovane di me, pensate, era proprio giovane. Allora lui un giorno scrisse questa frase che insomma, vabbè, poteva dirne tante altre, ma insomma questa qui spiegala, poteva dirla chiunque altro, ma insomma spiega la questione. Io posso fare un sacco di esperimenti, ma nessuna grande quantità di esperimenti potrà dimostrare per ragione. Poi un giorno potrebbe arrivare un unico esperimento e dimostrerà che io ho sbagliato. Einstein? Eccolo qua, quindi cosa c'entra la lezione del tacchino? Scusate, mi ho fatto la sigla. La lezione del tacchino è che magari ribaltiamo il punto di vista e invece di fare infiniti esperimenti, che è una cosa impossibile, consideriamo la teoria valida finché non viene smentita. Ok? Abbiamo fatto un passo in avanti, anche perché questo approccio lo chiamo deduttivo, ragazzi di quinta. Anche perché, per esempio, ci sono delle teorie, soprattutto quelle moderne, che sono state studiate a tavolino. Ora, voi non dovete pensare che Einstein, che ha fatto una teoria complicatissima che si chiama della relatività generale, che quelli di quinta forse un pochettino hanno usato, insomma, che abbia fatto degli esperimenti, non è proprio possibile. Lui l'ha scritta a tavolino e poi sono arrivate le prove sperimentali. Ok? Prove sperimentali che sono state, per esempio, un signore che nel 1919 è andato nelle isole a largo dell'Africa occidentale a vedere un'eclissi di sole. C'è stata anche un mese fa, avete visto l'eclissi di sole? Con l'eclissi di sole si può fare un'osservazione che dà una conferma della teoria di Einstein. Non è stata l'unica cosa che ha messo alla prova la teoria di Einstein, però questo vi spiega un po' che uno dei sistemi con cui posso fare scienza è anche questo. Quindi parto da una teoria scritta a tavolino e poi dopo la metto alla prova e cerco qualcosa che la conferma, o meglio sarebbe ancora qualcosa che la smentisce. Finché non lo trovo, la teoria è valida. Un altro esempio. Avete sentito parlare del bosone di Higgs? Sì, vero? No? Ok. Lasciate perdere.
non vi preoccupate, lo dico per quelli del liceo, anche in questo caso qui c'era una teoria prima, che c'è tuttora, è la teoria su come funziona la materia, i fisici la chiamano modello standard, mancava questo pezzettino si è trovato, ma noi l'abbiamo cercato per confermare la teoria. Se non fosse stato trovato, avrei voluto dire che quella teoria lì, la teoria su cui si basa tutta la fisica moderna delle particelle, ha un problema, bisognava rivederla. Invece si è trovato, attenzione, una cosa importante, si è trovato con due esperimenti, non con uno solo. Andiamo avanti, ora questo signore qui, pensavo fosse tutti liceali, lo lasciamo proprio perdere di brutto. E allora, cosa significa? Vi ho fatto due esempi di come funziona la scienza, no? La scienza è quella delle penne che cadono, la scienza è quella delle grandi teorie che poi bisogna provare, per esempio andando a vedere un'eclissi in un'isola lontana. Funzionano perché tra gli scienziati la regola è che si fanno degli esperimenti e gli esperimenti si mettono a disposizione di tutti gli altri. Quindi se tu fai un esperimento, tu di prima media, che conoscevi la caduta dei grammi, seconda media, conoscete la caduta dei grammi. Se fate un esperimento dovete mettere a disposizione dei vostri compagni il modo per ripeterlo. Così questa cosa di trovare una falsificazione, trovare una prova, eccetera, è reale. E si crea una comunità di persone che ha come obiettivo quello di consolidare o di smentire delle teorie e di creare un sapere condiviso, come diceva Wikipedia, un sistema di conoscenze rigoroso basato su un metodo. Quindi una cosa che sicuramente identifica un sapere scientifico è che viene reso pubblico, ok? Io non lo tengo per me, se lo tengo per me non funziona nessuno dei giochini di prima, quello del tacchino e quello della penna che cade. Quindi che cosa non è chiaramente scienza? Arrivati qui è abbastanza facile. Quello che non viene reso pubblico, quello che viene tenuto nel segreto di un laboratorio, magari viene raccontato invece che agli altri scienziati, prima alla TV o a qualcuno che non ci capisce niente, che non ha gli strumenti per verificare, perché magari fa un altro mestiere. Non è scienza qualcosa che non può essere falsificato. Può essere una cosa degnissima, può essere musica, bellissima la musica, però non può essere falsificato, e allora non è scienza. Semplicemente è un altro dominio della nostra cultura, ma non è scienza di certo. Quello che non può essere espresso in numeri. Io ho bisogno dei numeri per fare dei confronti, lo diceva anche Galileo, no? Il libro della natura è scritto in caratteri matematici, è necessario, bisogna fare un modello, come lo scrivi? Se non hai i numeri non lo puoi fare. In genere non è scienza quello che viene detto dai non scienziati, purtroppo la regola è che bisogna studiare per avere la qualifica di scienziato. In genere non è nemmeno scienza, questo ve lo dico così perché poi cioè, su Facebook è molto facile avere una risposta, quello che si vede a occhio nudo è quello che è troppo facile, in genere non è scienza, ok? Ragazzi ci siete? Sì. Funziona sempre? No, adesso vi rivelo una verità imbarazzante, che gli scienziati non si dicono tanto tra loro, ma io tanto ormai faccio la giornalista, ve lo posso raccontare. Non funziona sempre perché anche gli scienziati sono esseri umani, quindi anche fidarsi di quello lì perché ha una laurea che ci sembra seria, ogni tanto può essere un inganno. Cioè la scienza funziona così, ma gli individui qua possono funzionare in maniera diversa. Per esempio, vi faccio un esempio. Allora, questo signore qui, dall'aspetto molto serio, era deceduto una decina d'anni fa, uno scienziato francese. Uno scienziato francese che nel 1988, lui si chiamava Jacques Benveniste, non vi dice niente, non vi preoccupate, pubblica su una rivista scientifica importante che si chiama Nature, che è una rivista inglese rigorosissima, è la rivista scientifica più famosa al mondo, pubblica una ricerca in cui, detto in soldoni, prova che l'acqua ha memoria. Ora, voi delle medie avete studiato il ciclo dell'acqua? Certo. Quindi sapete cosa succede quando tirate lo sciampone? Dove va quell'acqua? Va nel suolo, va nei fiumi, poi dove va? Nel mare, dopodiché cosa succede? Si evapora, diventa nuvola e poi evapora e torna sulla terra. Così va nell'aria, poi noi ce la beviamo, poi dopo rifacciamo la pipì, tiriamo lo sciampone e così via. È un ciclo chiuso. Quindi strano pensare che abbia memoria, perché quest'acqua qui un tempo
è scala esattamente quella dello sciampone, ritorna più o meno, non proprio quella lì, però è un ciclo chiuso, l'acqua su questo pianeta è sempre quella. Ok? Comunque lui prova questa cosa qua. Lui la prova alla fine del Novecento, quando la scienza ormai il ciclo dell'acqua lo conosce, lo studia anche alle medie, insomma. E però nell'Ottocento c'era stato qualcuno che aveva detto che si poteva diluire tantissimo una sostanza dentro l'acqua e l'acqua ne avrebbe conservato memoria. Attenzione, l'aveva detto più di un secolo prima. Ma come dire, io qui metto dello zucchero, poco. Poi ci rovescio un sacco d'acqua, ci rovescio un sacco d'acqua, cioè, alla fine secondo voi l'acqua è dolce o se lo faccio tantissime volte ritorna a essere acqua? Avete fatto questo esperimento? Ritorna acqua, che non è, cioè io posso, te la diluisco, poi lo zucchero non lo sento più. Comunque insomma grande la scienza lì che dice accidenti, ma allora dobbiamo tornare all'Ottocento, insomma accidenti c'è qualcosa di più grosso. Attenzione, Jacques Benveniste era uno che aveva pubblicato un sacco di cose importanti, aveva fatto delle scoperte importanti, era professore all'Università di Parigi Sud, era direttore di un'unità di ricerca importante all'INSERM, insomma era un personaggio, si dice, ai vertici della ricerca. Quindi insomma ci si fida, però la storia è strana, è molto strana. Ora io non so, questo è ve lo faccio vedere così, bambini voi non lo guardate nemmeno, è l'articolo che viene pubblicato, un articolo con tantissime firme, quindi sono tantissimi gli scienziati, lui è il più importante. Quest'articolo dice che avere un siero molto diluito ha lo stesso effetto di avere un siero non diluito. Stranissima sta storia. È stranissima e soprattutto un secolo prima c'era stato lui. Ragazzi delle superiori, che cos'è questo? Il numero? De Avogadro, perfetto. Questo signore si chiamava Amedeo Avogadro. Nell'Ottocento aveva detto una cosa importante, ha tirato fuori questo numero che è un numero fondamentale nella scienza, che significa che all'interno di questo bicchiere il numero di molecole è finito, è fisso, voi lo vedete liquido, no? Sembra che ci sia chissà, ma in realtà dentro c'è un numero preciso che io posso descrivere, diciamo 40, voi non vi preoccupate 40 cose. 40, non infinito, è un numero molto preciso, se io lo bevo 38, se io lo finisco 0, ok? Questo è il significato di questo numero, e questo numero è venuto fuori a metà 800 per i lavori di questo signore qua, che all'inizio non era stato tanto ben capito, ci sono voluti tanti esperimenti di tante altre persone, come vi spiegavo prima, no? Per confermare che lui aveva ragione, che questo numero racconta una cosa vera, cioè che oggi diciamo vera, poi magari un giorno scopriamo. Però racconta che qui dentro c'è un numero di particelle finito. Quindi stranissimo che alla fine del Novecento, ieri l'altro, arrivasse qualcuno a dire no, io posso diluire all'infinito e l'acqua conserverà memoria di quel che c'è stato. Strano, no? Quindi cosa succede? Da questo signore imbacuccato. Succede che il mondo della scienza comincia a dire, ragazzi, qui o è la rivoluzione o è un'enorme truffa, si mette su una commissione fatta da scienziati e si fa una cosa strana, si chiama questo signore qua che è un mago, è James Randi, vi giuro, si chiama anche un mago, cioè uno esperto di trucchi, perché il sospetto è che questi signori che hanno pubblicato, questi francesi, il sospetto è che abbiano modificato un po' le cose. Quindi non si fa solo una commissione scientifica. Si osservano questi che fanno dei magheggi con le provette, insomma fanno grossa, cambiano le etichette, spostano le scale, succedono delle cose, appunto, ci voleva anche un mago, perché uno scienziato sarebbe stato un po' più ingenuo. E l'esperimento fu ripetuto, chiamarono un mago, beh, insomma alla fine l'avrete capita, era una truffa. Questi scienziati, questo bravissimo scienziato che si chiamava Jacques Benveniste, aveva truffato i dati, aveva truccato i dati, faceva anche delle cose molto semplici, cioè scriveva sì i numeri, no? Ho detto i numeri sono importanti, ma li scriveva a matita, e a matita si cancella. E poi questi quaderni li teneva per sé, poi cambiava le provettine, quindi probabilmente qualcuno ci aveva creduto davvero, però lui era sicuro di quel che stava facendo una truffa. E voi direte, vabbè, ma questo esperimento è stato ripetuto? Sì, è stato ripetuto un sacco di volte e nessuno ha mai trovato i risultati di Jacques Benveniste.
se nessuno li ritrova, siamo al punto di partenza, significa che è come se quei risultati lì non andassero bene, non sono stati confermati. Viene fuori che noi oggi lo chiamiamo bufala, insomma, che lui aveva francamente truccato i dati e l'aveva fatto su commissione. Voi direte perché? Cioè, perché per uno scienziato pubblicare vuol dire diventare importante, ma se ti pagano, pubblichi delle cose che possono non essere del tutto corrette, in quel caso a pagarlo erano state proprio le ditte produttrici di farmaci omeopatici, ok? Quelle che con la memoria dell'acqua su un giornale tipo Nature avrebbero finalmente avuto una conferma scientifica della possibilità di diluire i farmaci all'infinito. Questa, quella cosa dell'Ottocento che vi dicevo, è il principio su cui si basa l'omeopatia, cioè io diluisco un sacco e alla fine la mia acqua ha comunque dentro qualcosa che funziona, qualcosa di magico. Nell'Ottocento andava bene e nel 1988, per confermare questa cosa, dovevi inventarti che Avogadro aveva sbagliato. Però Avogadro non ha sbagliato, continuate pure a studiare. La storia finisce con un controarticolo sempre su Nature che dice: no, attenzione, non è così, il siero molto diluito non funziona, il siero normale funziona, molto diluito non funziona, ci ho messo troppa acqua dentro, no? Come il vino, se ci mettete troppa acqua non sa più di vino, stessa roba. Ve ne racconto un'altra di storia. Chi era ieri alla mia conferenza di ieri, questa qui l'ha già sentita. Io la racconto soprattutto ai ragazzi del liceo perché oggi è ancora molto calda e gira molto sui social network. Ci sono anch'io sui social network e queste cose le vedo esattamente come voi. Qui siamo ancora nel 98, quindi 10 anni dopo Benveniste. Non che dal 98 oggi non siano più successe queste cose, è che andare un pochino indietro nel tempo mi permette di farvi vedere le conseguenze di una truffa così. Allora, questo signore che si chiamava Andrew Wakefield pubblica su Lancet, che è un'altra rivista importante, un articolo in cui dice che 12 bambini hanno una malattia dell'intestino che prima lui la definisse non esisteva, sviluppato dopo la somministrazione del vaccino contro il morbillo. Anche qui, una cosa insomma, notevole. Poi il signore in questione, vi mette anche la faccia, così vedete, insomma, c'ha una faccia affidabile, sembra un attore di telenovela. Questo è Andrew Wakefield, ecco qua, esce con una cosa molto seria, l'ospedale lo prende molto sul serio. Questo è quello che noi nel nostro gergo chiamiamo comunicato stampa ed è un testo scritto dall'istituzione, in questo caso l'ospedale, inviato ai giornalisti come me, che magari leggere l'articolo scientifico è un po' difficile, però insomma ci viene digerito, ci viene dato e ci viene scritto. Una nuova ricerca lega l'autismo a una malattia dell'intestino e poco sotto la malattia dell'intestino associato alla vaccinazione antimorbillo. Ok? Quindi sono tre elementi: vaccinazione antimorbillo, malattia dell'intestino, autismo. Tre elementi, attenzione, lo dico di nuovo a quelli del liceo, insomma, quelli dei medici la capiscono, legati in modo tale che sembri che il primo causa il secondo, che causa il terzo. Quindi si stabilisce un nesso causale. Vabbè, viene ripreso dai giornali, diventa anche un po' una moda, altri medici pubblicano e dicono: beh sì, accidenti, è vero. Si dice addirittura che il bambino, il figlio di Tony Blair, Leo Blair, che è appena nato, che aveva avuto una diagnosi di autismo, che insomma è una malattia sconvolgente per la famiglia, e all'inizio soprattutto, insomma, si dice che Leo Blair sia stato vaccinato con l'antimorbillosa, in effetti lo è stato, ma come tutti si accusa Tony Blair di non volerlo dire in giro per difendere il proprio bambino, ma a scapito di tutti gli altri bambini, insomma. Monta la bufera finché nel 2002, quindi 4 anni dopo, cominciano a succedere delle cose strane. I medici che hanno firmato con Wakefield ritirano la firma, cioè dicono: no, io non c'entro più niente, e se ne vanno, zitti alla pettichiera. Bene, 2 anni dopo si scopre che era una truffa di che tipo? Questo Wakefield si era fatto dare dei soldi da un avvocato per pubblicare degli articoli che davano una causa all'autismo. Oggi noi non le sappiamo le cause dell'autismo. Invece lui fu pagato per dare una causa all'autismo, una causa legata a un farmaco, in modo che si potesse andare dall'azienda farmaceutica a chiedere il risarcimento dei danni. Vittorio, è machiavellico, bisogna essere molto cattivi.
Bisogna essere molto cattivi, ma lui lo è stato. Questa è l'inchiesta, la trovate su internet se la sapete cercare, insomma ormai è una cosa pubblica, si sa bene che è andato così. Si sa anche abbastanza bene che lui aveva provato a brevettare un altro vaccino contro il morbillo, poi si era resa conto che questo era troppo sottile e quindi si era buttato su nella caciara di dire no, malattia dell'intestino e via. Bene, cosa succede? Che noi oggi, noi che facciamo questo mestiere, noi che lavoriamo nella medicina o nella comunicazione, sappiamo benissimo, come nel caso di Benveniste, che quella era una truffa che è stata smascherata, perché la scienza ha i suoi anticorpi, prima o poi le truffe le smascherano. Quindi lui non è più medico, è stato espulso dall'ordine dei medici inglesi, l'articolo è stato ritirato, quindi l'articolo non esiste più, nessuno può più dire esistono degli articoli che parlano del legame tra vaccino antimorbillo e autismo, eppure qualcuno continua a dirlo, e la conseguenza vera è stata questa, cioè un aumento dei casi di morbillo che prima era praticamente una malattia in via di estinzione. Attenzione che di morbillo si muore, una cosa che negli ultimi anni ci sono stati anni in cui sono anche morti 5-10 bambini all'anno di morbillo, ed è una cosa gravissima perché noi possiamo prevenirla, no, il morbillo, con un vaccino che si utilizza ampiamente e che non è dannoso. Quindi ognuno di questi bambini morti è sulla coscienza di quello là e del suo mezzo milione di sterline prese per corruzione, perché noi medici lo sappiamo che non esiste nessun legame tra vaccinazione antimorbillosa e autismo, però la gente viene bombardata da notizie di altro tipo, per esempio da notizie come questa, no? Ci sono dei giudici che hanno dato ragione a dei genitori con dei medici conniventi, altrettanto corrotti come il primo, e questi poveri genitori che giustamente non si danno ragione della malattia del figlio, l'hanno trovata in un'aula di tribunale, hanno avuto un risarcimento basato su una cosa che non è scienza e che è stata pagata con i soldi di tutti noi. Avete visto, no? Immagino queste cose, poi il vento è cambiato, ma insomma mica tanto. Questa è un'agenzia di febbraio, a febbraio l'OMS ha pubblicato i dati del 2013, nel mondo 145.000 morti per morbillo, sono tanti, lo dico io, sono tanti davvero. Cosa significa però? Significa che mentre la scienza sa bene che cos'è la scienza e che cosa non è scienza, e anche quando all'interno della scienza stessa qualcuno trucca i dati e si comporta da non scienziato, fuori chi non ha dimestichezza con il metodo della scienza può restarne ingannato, può restarne anche vittima, no? Per esempio, questo è un articolo che ho trovato molto interessante, che parla di Los Angeles. Los Angeles è una città ricca, ci sono dei quartieri di Los Angeles di cui conoscete il nome, sono tipo Beverly Hills, Malibu, gente ricchissima, gente ricchissima che non fa vaccinare figli. Questo articolo dice, nei quartieri ricchi di Los Angeles, Beverly Hills, Malibu e così via, i genitori non vaccinano i figli e alla fine il numero dei bambini vaccinati rispetto al totale è uguale a quello del Sud Sudan, che è un paese poverissimo dove i vaccini non arrivano, lì non sono i genitori a scegliere di non far vaccinare i bambini, lì proprio non hanno soldi, ed è paradossale, no? Queste sono le epidemie delle zone ricche di Los Angeles. Allora la domanda è, io vi ho detto la scienza ha un metodo, più o meno la scienza si sa difendere, le due truffe che vi ho fatto vedere prima, gli scienziati lo sanno che sono truffe, non ci cascano più, però noi ci cadiamo. E ci chiediamo perché? Ci chiediamo perché tutti noi, e non dobbiamo sentircene colpevoli, vale anche per gli scienziati, tutti noi siamo un po' propensi a cadere nelle fiabe, a credere, no, alle cose magiche. Da bambini crediamo a Babbo Natale, poi cresciamo e crediamo ai gattini chiusi in bottiglia, poi cresciamo e crediamo ai meridiani della salute, poi cresciamo e crediamo all'oroscopo, no, tutte cose che no, perché dovremmo credere? Perché a noi queste cose qui vengono facili, perché il nostro cervello è, anche dal punto di vista evolutivo, è abituato a trovare delle spiegazioni facili alle cose che non si sa spiegare. Siccome non tutto riusciamo a spiegarlo, alle volte è molto più semplice darsi una spiegazione, se così, grossolana, si vede a occhio nudo. Allora, per esempio, questo, i ragazzi del liceo magari me lo riconoscono al volo, Aristotele, bravi. Aristotele, per esempio, aveva cominciato a descrivere, e io ve le racconto un pochino qua. Lo sappiamo da
un sacco di tempo, lo sapeva anche Aristotele, insomma, che noi caschiamo in queste cose che si chiamano fallaci, cioè errori del ragionamento. Noi ragioniamo male, pensiamo male, lo facciamo tutti pensare male. E cominciare a capire perché pensiamo male, riflettere su perché pensiamo male, può difenderci dalla non scienza, anche se non siamo scienziati. Quindi mentre gli scienziati più o meno ce la fanno, noi ce la possiamo fare imparando a pensare un po' meglio. Per esempio, qui ve ne riporto due facili facili, no? Allora, ha dei buoni, quella squadra, dei buoni giocatori, finirà per vincere il campionato. Non è tanto logico, eh? È una frase che sentiamo dappertutto e che dice, ma non è tanto logico. Perché il fatto che singoli buoni giocatori siano presenti in una squadra non significa che poi quella squadra funzioni come squadra, perché per fare squadra ci vuole qualcosa di diverso, la capacità di giocare insieme, per esempio. Eppure questa è una frase che noi accettiamo come buona. Idem, ha vinto il campionato, allora, qui per di più ci mettiamo una posteriori, se non l'avesse vinto non l'avremmo mai pensato, però una volta che l'ha vinto diciamo, vedi che buoni giocatori. È di nuovo un altro errore del ragionamento. Attenzione, non vuol dire che sia falso, vuol dire che il ragionamento non è valido, poi dentro ci possono essere elementi veri e elementi falsi, ma quello viene dopo, è il ragionamento che è costruito male. Per esempio, l'argomentum ad hominem, questo è uno dei miei preferiti, no? Si dicono due cose che cioè, qui le premesse e le conclusioni non c'entrano niente, no? Fai quello di sinistra poi hai la casa al mare, che significa? Cioè non è che quelli di sinistra non hanno la casa al mare, sono due cose completamente diverse, sono manovre per spostare l'attenzione su un altro tema, su un tema collaterale, un tema estraneo. Cioè tu mi stai accusando di qualcosa, ma qui stai usando degli argomenti che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Fallacia. Poi si possono avere fallacia anche diverse, cioè tu mi dici che non devo fumare, ma tu fumi, che c'entra? Tu non devi fumare indipendentemente dal fatto che io lo faccio o no, tu non devi fumare, è un'espressione valida di per sé. Idem, lo faceva anche Hitler. Ah, guardate questa vignetta qua. Ma sai chi è che amava l'evoluzione? Cioè, sai chi è che sosteneva la teoria dell'evoluzione? Chi la sosteneva? Adolf Hitler. Allora, se lo faceva Hitler vuol dire che era una cosa brutta, no? Che c'entra? No, che c'entra? Ci sarà stato pure una cosa di Adolf Hitler cattivo, una cosa... Ma, cioè, nel senso, Adolf Hitler nessuno nega che fosse uno cattivo davvero. Però il fatto che lui credesse in una cosa vera non nega la verità o la validità di quella cosa lì, no? Ma magari, non so. Un'altra fallacia logica nella quale, bambini, voi non guardate, io pensavo fosse tutti liceali, scusate. Un'altra cosa che non funziona, ma che nei nostri ragionamenti noi facciamo spesso, è di utilizzare delle premesse e delle conclusioni che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. Per esempio, questo è ovviamente un gioco, si dice, beh, tu mi dici che gli omosessuali non possono sposarsi perché è contro la tua religione. Allora io giocando con un non seguito ti posso rispondere, allora tu non mangi biscotti perché io sono a dieta. Sono due cose che non c'entrano neanche l'una con l'altra, qui sono composte in maniera da far ridere, ma sono un'estremizzazione di un argomento che invece viene spesso usato. La risposta che voi dovreste dare è, ma che c'entra? Non c'entra niente, tu mi stai spostando su un argomento sbagliato. Altri errori che noi facciamo, per esempio, no? Ah, certo, le nozze gay sono sempre lì perché ero sempre ai liceali. E poi finiranno per sposarsi anche le scimmie, ma che c'entra? Cioè, la fallacia di bruttachina, no? È quella che tu dici, adesso ti fumi una sigaretta, domani finirai per farti le pere. Poi ve l'hanno detta sta cosa, tranquilli. È una fallacia di bruttachina. Voi rispondete, fallacia di bruttachina, poi smettete di fumare. Però è fallacia di bruttachina. Oppure, quando io faccio finta che due cose abbiano lo stesso significato. Vabbè, allora, tu studi e io intanto sto qui e aspetto mamma, così tutte e due facciamo qualcosa. No, aspettare mamma non comporta la stessa fatica di studiare, no? Ecco, eppure, anche questa è una fallacia che si utilizza spesso. L'uomo di paglia. L'uomo di paglia è una cosa abbastanza divertente, si chiama anche l'argomento fantoccio, così. Io costruisco una tesi ad hoc, una tesi apposta, successiva, la tesi in questo caso è Darwin aveva compiuto molti errori, probabile che Darwin avesse compiuto errori nella sua vita, insomma era un uomo come tutti e avrà fatto tutti. Allora l'evoluzionismo è sbagliato. Cioè io qui, per dirti che l'evoluzionismo è sbagliato, mi costruisco un argomento
a caso, boh, probabilmente vero, ma che non c'entra niente, ti rotto la tua attenzione su quest'altro. Si chiama fantoccio per quello, perché ti faccio una sponetta passoli, noi stiamo parlando di una cosa e poi ti porta a parlare di un'altra. È sbagliato, ci stanno ingannando. Questa è anche bella, questa si sente di... Questa gli adulti, cioè quelli che conosco io, è un continuo. Allora, no, ma tu facci caso, sai quelle frasi che cominciano con facci caso? Se ci fai caso, oggi la gente torna a leggere i giornali. Tu gli dici, no, guarda, i dati di vendita dei giornali, anzi, indicano che si va a picco. Anch'io non lo compro quasi più perché lo leggo su internet con quel sistema lì, che lo pago, ma molto poco. Quindi, no, no, ma tu facci caso, i miei amici comprano i giornali, allora tutti quanti stanno comprando i giornali. Se tu hai un osservatorio limitato, te e i tuoi amici che avete 60 anni, guadagnate un sacco di soldi per non lavorare e comprate il giornale tutti i giorni, questo non significa che chi ha 30 anni di meno riesca ancora a comprare il giornale tutti i giorni. Eppure con i miei genitori si finisce sempre lì, no? Ma tu facci caso, ho capito, ci fai caso, tu hai un osservatorio che non copre la totalità della popolazione, eppure tu generalizzi in maniera sbagliata. Un'altra cosa, questo è proprio una fallacia terribile. Una volta che una cosa è accaduta, vedere cosa era successo prima e cercare dei nessi causali, no? Allora io stamani ho un pochino di mal di gola e devo trovarmi una causa, perché a me non mi basta dire un mal di gola, devo dirmi anche perché ecco vedi che ieri. Allora io oggi potrei dire, oggi ho mal di gola perché ieri ho bevuto il caffè. Ha senso? Eppure io ieri ho bevuto il caffè, qual è il problema di questa frase? Che un nesso temporale, lo dicevamo anche prima, non è un nesso causale, perché io ieri ho fatto tantissime cose e oggi il mio problema è uno, e potrei collegare questo problema a un sacco di altre cose dietro nel tempo, ma lo sto facendo oggi che il problema c'è. Se oggi non avessi avuto questo problema, non avrei affermato il caffè fa venire il mal di gola. Invece oggi lo affermo perché oggi il mal di gola e il caffè, ho deciso che a posteriori questo nesso per me va bene, ma è sbagliato. È una fallacia logica. Quando le cose sono avvenute non vale più tornare indietro nel tempo e stabilire degli essi a caso, bisogna farlo con metodo. Altra fallacia, poi vi faccio vedere, faccio un po' di gioco con i numeri. Questo del vero scozzese è molto carino. Voi definite il vero scozzese a posteriori, cioè voi sapete, lo scozzese è quello che avete in Scozia, fin qui ci siamo. Allora immaginatevi uno scozzese che legge il giornale e legge, un signore inglese oggi ha fatto delle cose terribili, ha ammazzato tutti gli alunni della prima G della scuola media di accanto a casa. E lui dice, certo, questi inglesi le fanno grosse. Il giorno dopo apre il giornale e legge, uno scozzese ha ammazzato la prima, la seconda e la terza della scuola di accanto. E lui cosa può fare? A quel punto lui ha già detto che gli inglesi sono degli assassini. Quello però è scozzese, allora cosa fa? Definisce il vero scozzese. Ma sicuramente non era un vero scozzese, perché un vero scozzese queste cose non le fa. Quindi lo definisce dopo che la cosa è successa. Altri errori che noi facciamo sempre, con i quali dobbiamo imparare a fare i conti e a difenderci. La fallacia dello scommettitore, questo ne esistono 20.000 versioni, però se un numero non è uscito sulla quota di Napoli, non è che è più probabile che esca, perché ogni volta si ricomincia da capo, almeno in linea teorica, no? Quindi fate molta attenzione, il numero ritardatario non è un numero che è più probabile che esca, è un numero che non sta uscendo, ma che poi da questo segua che domani uscirà, non ha nessuna logica. Se le lasciamo perdere. Queste invece sono interessanti. Noi tendiamo a credere alle cose se le dice qualcuno di cui abbiamo molta fiducia, che come principio vale, no? Me l'ha detto mio babbo, beh, insomma, il mio babbo mi fido, può anche andare bene. Però non è un argomento sensato. Me l'ha detto il tuo babbo, ma il tuo babbo chi è? Non è, cioè, io sto dando retta a un'autorità, ma dovrei dar più retta a un metodo, a un sistema di conoscenza più che all'autorità. Alle volte noi tendiamo a dare retta invece che a un'autorità, a una moltitudine. L'ho letto su internet, è pieno di siti che lo dicono. Questo non significa niente, su internet è pieno di siti che vi dicono che l'acqua ha memoria o che l'autismo è causato dal vaccino antimorbillo, ma vi ho appena dimostrato che non è vero, sono state invenzioni fatte per fare soldi. Quindi il fatto che troviate tanti siti internet che dicono una cosa non vuol dire assolutamente niente. Idem, se voi non conoscete le prove di un'affermazione, le scienze chimiche fanno male, non vale dire non ci sono prove e non facciano male. Ok, di nuovo è una fallacia, non vale. Devi trovare le prove che facciano male, non che non facciano male.
Allora, infine, queste non sono fallaci, ma sono cose che a noi danno... Cioè, quando c'è quello che dice, guarda che però i nostri nonni facevano così, non significa niente, i nostri nonni erano molto meno sani di noi, molto più bassi, mangiavano male, si ammalavano, morivano da bambini. Se avete dei nonni davvero, chiedetegli queste cose, non affidatevi alla retorica dei nostri nonni. La mia nonna, cioè, adesso quando sa che le mie amiche partoriscono col cesareo e l'anestesia, dico, che fortuna che avete voi, che siete nate alla fine del Novecento. Oppure l'appello alla naturalità, no? Dire, ma questo è un prodotto naturale, ma anche la manita falloide è naturale, non vi fate ingannare. La vipera, il veleno della vipera è naturalissimo, la zanzara è naturale, eppure voi vi mettete l'auta all'estate, che non è tanto naturale. Eppure, se vi piace tanto, mettetevi lì e fatevi mangiare delle zanzare. Gli occhiali non sono naturali. Io adesso ho delle lenti a contatto senza le quali non vedrei niente, ma io sono molto felice di averle addosso, perché se mi fossi abbandonata al naturale sarei qui nuda, miope e incapace di parlarvi. Ho anche un microfono. Il fatto che la verità sta nel mezzo, questo non è vero, alle volte è più vera una cosa di un'altra. E non è vero che bisogna ascoltare due pareri opposti, alle volte un parere competente e un parere no. Se voi andate dall'ortopedico che vi dice e ti sei rotto un braccio, poi non è che se il vicino mi dice no, secondo me non te lo sei rotto, voi considerate due pareri alla pari, no? L'ortopedico ha studiato, fa una radiografia, conosce un braccio rotto e il suo parere vale più di quello del vicino di casa. E poi quando vi dicono delle emozioni, cioè quando lo fanno per emozionarvi, finisci quello che hai nel piatto perché ci sono bambini che muoiono di fame. Vi dico una verità, io ci ho messo anni a capirla, se anche non finite, quelli muoiono di fame lo stesso. Quindi non vi fidate di queste frasi che vi vengono dette. E considerate poi soprattutto che una cosa fa notizia quando è strana, ma tutte le cose normali che avvengono nel mondo, nessuno ve le dice e semplicemente non fanno notizia. Se la terapia a base di acqua e zucchero nel 90% dei vostri amici non ha funzionato, nel 10% dei vostri amici è stata seguita da un miglioramento, che non vuol dire che ha causato, è stata seguita da un miglioramento, voi avrete soltanto quel 10% degli amici che vi dicono ehi, ma lo sai che io invece mi sono trovato bene, quel 90% che l'ha provato e non ha fatto, sta zitto, non viene a dirvi assolutamente niente. Ma chi è lo scemo che vi viene a dire oh, io ho speso 40 euro in delle pasticchine che non servono a niente? Non me lo dice nessuno, nessuno lo scrive su internet, no? Lo lasciamo stare e concludo con due cose, cioè con una cosa sola e due esempi. Questo è abbastanza difficile, forse quelli di quinta riescono un pochino a capirla, ma ve la spiego. Questo grafico significa che con la statistica, con i numeri, voi potete dire tutto il contrario di tutto. Voi potete dire sono tanti, sono pochi, è successo magari subito dopo una certa cosa oppure no, voi potete dire talmente tante cose che per esempio qui potete dire che l'utilizzo di, scusate, l'assunzione di formaggio negli Stati Uniti è collegata al numero delle persone che muoiono strangolate da un lenzuolo. Non ha nessun senso, però l'associazione statistica è molto importante. Questo perché se voi prendete tantissimi fenomeni e li mettete dentro un motore, un computer importante, poi voi potete trovare dei fenomeni che hanno un andamento simile, ma è un caso, ve li mettete insieme, trovate un'associazione statistica veramente importante, 0,94 è forte, anzi 94,7 è proprio quasi 0,95 è fortissimo. Poi vi mettete insieme, fate delle affermazioni che non hanno nessun senso, ma che hanno dietro dei numeri importanti. Fate attenzione che anche i numeri ingannano. L'ultima che faccio vedere è la mia preferita, dice che il tasso di matrimoni nel Kentucky va di pari passo con il numero di persone che sono affogate cascando da una barca. Cioè, quando la gente cascava dalle barche, allora sì che si sposavano. Adesso nessuno casca più dalle barche, nessuno si sposa più in Kentucky. Almeno si sposava in verità. Capite che non ha veramente nessun senso, ma a noi serve per dimostrare che dovete fare attenzione alle volte anche ai numeri. Vi lascio con una conclusione. La conclusione è che sì, la scienza si sa difendere, ma ci possiamo difendere anche noi più o meno imparando a ragionare, imparando a dubitare, imparando a usare gli strumenti del ragionamento e del dubbio, e poi un pochino mi dispiace anche a studiare. Chi è questo? Buffalo Bill, bravi. Ciao.
per abitudine, però adesso sarebbe lo spazio per le domande. Qualcuno vuole fare domande? Passiamo al microfono. Allora,